Buongiorno, ciao Francesco, ciao ai tanti amici che oggi partecipano a questa giornata, molti di presenza, altri con un video contributo. Io mi scuso, avrei voluto condividere con voi di presenza personalmente lì quest'oggi questa bella esperienza, stare con voi, confrontarmi de visu. Purtroppo impegni mi hanno precluso la partecipazione e ho dovuto optare per questa forma tecnologicamente più evoluto. Mi avrebbe fatto piacere condividere la giornata con Gigi, con Aurelio, con Maurizio, che anche egli è in videoconferenza, per confrontarci sulle esperienze di vita che per strade diverse convergono e Francesco è sempre un mirabile assemblatore di esperienze differenti. Un mirabile assemblatore, fra l'altro, su temi estremamente significativi, estremamente interessanti e estremamente attuali, come i tre che mette insieme oggi, su cui mi permetterò questa breve riflessione, la riflessione che offre il punto di vista dell'urbanista condotto, in fondo di chi tutti i giorni si misura con i territori, che crede ancora nel piano, nell'azione pianologica e rispetto a questa, per le esperienze vissute, a volte su territori, diciamo, ordinari, altre, ma sempre straordinari, come esperienze di vita vissuta, a volte su territori ben più aulici, offre il proprio contributo alla riflessione collettiva. E Francesco ha messo insieme tre temi: il primo quello del compostaggio, il secondo quello della riduzione del consumo di suolo, il terzo quello della lotta alla desertificazione, che sono tre aspetti significativi su cui si impatta chiunque oggi si cimenta con l'azione pianologica. Il primo, quello del compostaggio, è un tema legato all'evoluzione del concetto di raccolta dei rifiuti, del sistema dei rifiuti, e evidentemente, probabilmente, offre lo spunto per pensare virtuoso che possa essere visto all'interno di una visione aggiornata, attuale, attualizzata di quelli che sono stati furono le definizioni dei servizi fin dal tempo degli standard, quindi bisognerebbe ripensare all'interno dell'azione pianologica allo standard, al servizio e introdurre nel concetto di verde il concetto di orto urbano e quindi il concetto di aree per il compostaggio che messe insieme potrebbero portare a percorsi virtuosi. Questo quindi è uno degli aspetti, dei tre che pone al dibattito la giornata odierna. Il secondo è quello oggi principe di chi affronta tematiche di territorio oggi, ovvero quella della riduzione del consumo di suolo. In Italia oggi per ogni abitante, per ogni residente, per ogni cittadino presente sul suolo nazionale ci sono due vani. Questo significa che abbiamo antropizzato il territorio a volte in maniera estremamente aggressiva, senza tenere conto della sensibilità dello stesso, degli habitat naturali. Insomma, abbiamo sottratto territorio all'ambiente, al paesaggio, all'agricoltura e forse dobbiamo pensare a un riequilibrio complessivo, a un miglior uso complessivo di questa risorsa non inesauribile. Questo cosa significa? Significa innanzitutto che dovremmo metterci d'accordo su che cosa significa riduzione e misura del consumo del suolo. Io molto spesso mi impatto in territori classificati sui piani come agricoli, ma dove l'edilizia che noi abbiamo chiamato spontanea, abusiva o di necessità ha trasformato, rendendo pressoché in aree urbane tali porzioni di territorio. Però, sol perché si passa da una definizione urbanistica, una classificazione urbanistica, da zona agricola a zona di recupero, quindi da zona urbana, riconoscendogli un valore
di normalizzazione sembrerebbe un sottrarre suoli all'agricoltura, così in realtà non è. Per questo credo che dobbiamo sforzarci disciplinarmente per definire una volta per tutte in maniera univoco che cosa significa sottrarre suolo e cosa significa la tutela del suolo. La tutela del suolo rispetto a ciò che è e non a ciò che facciamo finta che sia. Questo è un tema che probabilmente su cui gli urbanisti dobbiamo tornare a riflettere e trovare ambiti comuni in quella che una volta si chiamava la tecnica dell'urbanistica, che era cosa distinta dall'urbanistica vera e propria. Il terzo tema che Francesco affronta è quello della desertificazione. La desertificazione oggi non è altro che il fronteggiare per dare capacità rigenerative al suolo per una rinaturalizzazione degli habitat compromessi, molto spesso habitat con grande significatività e valenza ambientale. Penso per esempio agli habitat dunali, a quelli palustri, che molto spesso troviamo per esempio nei nostri sistemi rivieraschi. Ecco, rispetto a questo dobbiamo darci anche qui un momento di riflessione, perché la tutela dell'habitat, la tutela dell'ambiente, la tutela del paesaggio vanno riviste in un unicum. Questa divaricazione che abbiamo posto tra l'urbanistica, il paesaggio e l'ambiente probabilmente dovrà convergere, a mio modo di vedere, verso un'azione unitaria più intrinseca. Non dovranno essere tre momenti, ma dovranno essere un unico momento che pensi a dare qualità all'uomo nel suo ambiente naturale e nel suo ambiente di vita, ovvero un ambiente dove anche l'antropizzazione offre possibilità non di stravolgimento di quello che è l'equilibrio naturale, perché ricordiamoci che trattiamo sempre materia non inesauribile, ma che trovi il giusto equilibrio dove l'uomo viva dignitosamente e viva in equilibrio col proprio ambiente naturale. È quello che io, scherzando a volte sul mio cognome, dico: l'equilibrio tra chi nasce ambientalista, l'erbicella, si forma alle scuole di ingegneria e poi riesce a esprimere la propria vocazione del territorialista. Il territorio ha bisogno di equilibrio nel suo ambiente più naturale possibile, sano per la vita dell'uomo, equilibrato e che offra quindi aspetti di paesaggio che facciano sì che il nostro territorio nazionale e il nostro insulare in particolar modo godano ancora di quei privilegi riconosciuti nel tempo dalla storia e dalla cultura. Ecco, questo è l'ultimo termine su cui vorrei riunificare le tre sollecitazioni sottoposteci da Francesco, perché in verità il problema è uno solo: il problema culturale del rispetto del nostro ambiente naturale e del rispetto nella maniera più equilibrata possibile, perché permetta un equilibrato vivere all'uomo, il centro del sistema della natura. Grazie per l'attenzione, a presto amici.